Fattore R, il forum dell'economia della Romagna raddoppia dopo la prima edizione andata in scena nel 2017. È già il momento di pensare alla seconda edizione che è stata presentata oggi qui al padiglione di Cesena Fiera. Presidente, innanzitutto come nasce questa collaborazione tra Confindustria e Fattore R? Ma nasce dalla constatazione, dall'aver preso atto della necessità di un appuntamento annuale come questo. E noi l'anno scorso siamo stati partner quasi casualmente, nel senso l'incontro è stato quasi casuale, visto invece il successo di questa dell'edizione scorsa, dell'edizione inaugurale, cosa assolutamente non scontata, abbiamo deciso di supportare questa manifestazione per l'edizione 2018 ma anche per l'edizione 2019. E certamente poi l'idea è quella di proseguire, perché riteniamo un momento dove si possono approfondire i temi della Romagna sia molto importante, perché siamo in una fase in cui la Romagna si sta in qualche modo creando, con tutte le difficoltà assolutamente aspettate che si stanno prospettando, però anche nella convinzione che questo percorso debba essere un percorso che arriva a compimento, perché credo che tutti, istituzioni, mondo economico, tutti, cittadini innanzitutto, possono avere grandi vantaggi dal fatto di una regione, di una subregione come la nostra, che si possa presentare come un'entità unica, una, chiamiamola, non so, superprovincia, però ecco, credo sia un dato molto positivo. Lei ha parlato di superprovincia, i dati si parlano di un'Emilia-Romagna che è forse la regione più trainante per quanto riguarda l'Italia. Questo è un dato molto importante che credo ci debba e ci fa assolutamente molto piacere, perché immaginare che l'Emilia-Romagna sia diventata la regione traino del nostro paese credo ci debba inorgogliosire moltissimo, certamente inorgogliosisce noi imprenditori, perché crediamo di dare un contributo importante a questa cosa. Ecco, noi come Romagna vogliamo dare a nostra volta un contributo alla regione Emilia-Romagna, perché questo inizio, nel senso questo sorpasso che c'è stato, si possa consolidare, e credo che il nostro territorio abbia assolutamente le carte in regola perché questo possa avvenire, perché ha delle specificità e dei punti di vantaggio rispetto ad altri territori molto importanti. Pensiamo solo alle nostre infrastrutture, che messe assieme in Romagna sono infrastrutture molto importanti, che possono dare un contributo importante al paese, e le nostre aziende, abbiamo delle eccellenze in tutta la Romagna, aziende che vanno in giro per l'Europa, in giro per il mondo, con dei risultati molto molto importanti. Cosa si può fare per rafforzare ulteriormente l'economia romagnola? Ci sono settori, quali sono le priorità? Mi riferisco ad esempio all'export, potrebbe essere ampliato. Ma quello è il tema, credo, dei prossimi anni, ed è un tema che può avvantaggiarsi moltissimo dalla questione Romagna, perché è chiaro che le aziende che oggi sono più toniche e hanno agguantato la ripresa più velocemente sono chiaramente quelle che hanno spinto molto sull'innovazione e sull'internazionalizzazione, che poi sono due temi assolutamente che vanno di pari passo e che si completano. E stiamo vedendo, quelle davvero sono le imprese che stanno navigando e stanno veleggiando col vento in poppa. Bisogna intensificare questo discorso di internazionalizzazione. C'erano aziende che nel momento pre-crisi potevano permettersi di fare finta che il problema di internazionalizzazione non ci fosse, e invece oggi non è più così, e quindi dobbiamo dare un contributo importante a questo. Ecco, anche in questo, presentandosi come Romagna, come imprese romagnole, credo ci possano essere dei vantaggi importanti, e in questo senso stiamo lavorando. Lorenzo Terzi, partiamo dalle basi. Di che cosa parliamo quando parliamo di Fattore R? Fattore R è un forum, quindi una piazza, un punto d'incontro che si tiene a Cesena Fiera e mette assieme le istituzioni, le autorità, gli accademici, gli imprenditori di un territorio come la Romagna, e stimola una serie di riflessioni politico, economiche e sociali a vantaggio di questo territorio. Si avvale di un advisor indipendente, diciamo, che è Ernst & Young, questa società internazionale di consulenza, che fotografa attraverso una serie di domande e cerca di fornire una serie di risposte, contestualizzando la Romagna in Italia, in Europa e nel mondo. Pochi mesi fa c'è stata la prima edizione di Fattore R, allora un primo bilancio di questo primo appuntamento.
Sì, il 27 settembre 2017 c'è stata la prima edizione, noi il 21 settembre 2018 faremo la seconda. Diciamo che è stato un po' condiviso il fatto da tutti che Fattor R è diventato già dalla prima edizione un punto di riferimento appunto per ragionare assieme, per far ragionare assieme tutti gli stakeholder. E quindi l'idea di far rete, di conoscersi meglio, di fare network, di ragionare sempre più assieme di tematiche vicine agli obiettivi che ha la Romagna in futuro. Devo dire che ci onora molto questo. Tutte le associazioni, le principali associazioni di categorie, in particolare Confindustria Romagna, non solo ha aderito a Fattor R 2018, ma ha opzionato attraverso un'importante sponsorizzazione anche l'edizione del 2019. Questo ci dà lungimiranza, ci dà una vision di lungo termine e ci permette di lavorare di qualità. Diceva prima in conferenza stampa la parola d'ordine per quanto riguarda Fattore R sarà sostenibilità. Che cosa si intende? Sostenibilità è un termine del quale se ne parla molto ed è uno dei termini più gettonati, diciamo, dell'agenda politica mondiale. La sostenibilità la troviamo dal punto di vista ambientale, territorio, la sostenibilità all'economia e soprattutto alla finanza. Noi abbiamo bisogno di fare e creare il sistema, diciamo, del modello di impresa, iniziative sostenibili. Per cui questo concetto, che passa anche attraverso, che so, l'economia circolare, passa attraverso appunto, dicevo, la valorizzazione dei territori affinché portino riconoscibilità a valore aggiunto, quindi una sostenibilità economica e finanziaria degli attori principali. Bene, svilupperemo attorno a questo termine della sostenibilità il concetto di crescita. Quindi sostenibilità è crescita. Alberto Rosi, innanzitutto qual è il ruolo di Ernst & Young all'interno di Fattore R? Di che cosa vi occupate? Allora, Ernst & Young è una società di servizi professionali, leader a livello mondiale nei campi principali della consulenza professionale. Per quanto riguarda Fattore R questa nostra collaborazione con Cesena Fiera, che noi abbiamo sposato fin dall'inizio con grande entusiasmo, noi sviluppiamo una ricerca internamente sui temi principali dell'attrattività, competitività e crescita della regione Romagna e insieme anche ad una ricerca fatta sul territorio, fatta di interviste a imprenditori, ad altre personalità delle istituzioni, cerchiamo di dare un contributo per far emergere quelli che possono essere i fattori chiave, i fattori principali per contribuire alla crescita della regione. Da osservatore esterno, quindi, qual è il ruolo della Romagna all'interno del sistema Italia? Beh, quello che è emerso dalla ricerca dell'anno scorso è che la Romagna è di 10 punti avanti rispetto alla media nazionale per attrattività e crescita e che è una regione straordinaria, ricca di imprenditori di grande successo, un grande coraggio e con un grandissimo spirito di iniziativa. È anche emerso che ci sono degli aspetti che possono essere migliorati, soprattutto per quello che riguarda il futuro, no? Quindi il futuro, le nuove tecnologie, le nuove sfide. E in questo senso particolare attenzione dovrà essere fatta proprio verso i giovani, verso le competenze che devono essere formate, che devono essere competenze a servizio del nuovo, di quello che è il nuovo mondo, soprattutto quindi legato al digitale, dove veramente è la grande sfida dei prossimi anni. Ma noi crediamo che, essendo la Romagna una regione ricca di capitali di industria coraggiosi, ce la farà e cercheremo di dare il nostro piccolo contributo per aiutarla. Da questo punto la necessità di fare rete diventa fondamentale, agire localmente per poi aprirsi ai mercati anche esteri. Assolutamente, la rete è fondamentale e soprattutto anche un aspetto fondamentale è imparare adesso, visto che abbiamo visto che come regione l'Emilia Romagna è anche superato la Lombardia come crescita, diciamo, quindi è prima e seconda, insomma, in Italia, bisogna iniziare a fare rete, ma a fare rete e soprattutto anche a confrontarsi con le altre regioni europee, perché ormai il mondo è fatto di regioni, province e comuni, ma è molto aperto, no? E soprattutto la sfida globale è ormai transnazionale e dovremmo imparare veramente a confrontarci con le regioni del nord Europa e con anche certe regioni extraeuropee perché la
sfida è fatta ormai in questo ambito, ecco, non più tra semplicemente altre regioni italiane o comuni, eccetera.